Jeff 2023 continua, siamo nell'area di La San Marco, una delle aziende leader al mondo nella produzione di macchine da caffè e ci troviamo in compagnia del direttore commerciale dell'azienda, Dante Monastero. Dante, per te è un esordio qui con noi di Horeca TV.it, benvenuto. Grazie, grazie Fabio. Grazie, questa sera presenteremo alcune novità, o diciamo ripresenteremo alcune novità già presentate a Trieste Espresso Expo, però sono di particolare rilevanza, quindi vale la pena sottolinearle. E ci abbiamo immediatamente perché i dettagli sono tantissimi, d'altra parte da voi non potevamo aspettarci che la perfezione. E abbiamo pochissimi minuti a disposizione, rubiamo quindi tutta la loro attenzione e iniziamo dal modello che è alla tua destra. Benissimo, allora riproponiamo il modello D, però in questo caso, come vedete, abbiamo una nuova tastiera che non è più solo touch, bensì ha una versione più ridotta dello schermo touch, affiancata da pulsanti fisici come molti balisti richiedono. In particolare, vedete, ci sono due pulsanti principali per il singolo e per il doppio e alcuni tasti ausiliari per gli lunghi e per alcune funzioni aggiuntive. In più, come noterete, la macchina è in versione rialzata in questo caso. Questo permette ad alcuni clienti che particolarmente esigenti in termini di flessibilità di poter utilizzare dei mug o delle tazze da cappuccino o delle tazze da espresso, variando la posizione e l'inserimento di questo ripianino aggiunto magneticamente. Questo, diciamo, è la D rialzata in versione a pulsanti. L'altra novità che affianca la macchina D è il macinacaffè coordinato cromaticamente e esteticamente con questa fascia centrale in tinta e questa è la nuova famiglia di macina dosatori che riassume tutte le migliorie che noi abbiamo apportato dopo le esperienze fatte con le precedenti famiglie. In particolare vedete un display ricco di informazioni contenente ad esempio l'umidità, la temperatura, oltre che i tasti funzionali. Vedete una sagoma basata sulla forma quadrangolare. Vedete il supporto hands-free, senza mani, per poter alloggiare la coppa e il riconoscimento delle dosi, singola o doppia, a seconda del numero di beccucci. E in particolare, internamente, cosa che non si vede ma ve lo racconto, ci sono delle notevoli migliorie, in particolare il condotto di uscita a vibrazione, la velocità variabile per i giri del motore, e la funzione reverse per vuotare completamente la camera di macinazione, ed alcune altre particolarità che rendono questa versione del macinadosatore veramente interessante e migliorativa. Aggiungo pure la ghiera a regolazione, come si dice, millesimale. Io devo dire che non lo nascondo e non voglio usare paroloni, ma mi stupite. A ogni edizione in cui presentate delle novità, sono sincero, vedo che le novità non sono una, due, ma sono davvero decine, spesso anche sullo stesso modello. Perché siete così dettagliati nell'andare a realizzare le tante variazioni modello per modello? Ci piace assecondare le esigenze dei baristi e quindi se un barista ci chiede una miglioria riteniamo che vada comunque investigata la possibilità di implementarla, perché se è utile a lui sarà utile o a lei anche a qualcun altro. I baristi sono i nostri migliori consiglieri, infatti sono coloro che giorno per giorno utilizzano le macchine, pertanto loro sono quelli che meglio di chiunque altro può giudicare positivamente o negativamente, sempre sperando con critiche costruttive, le nostre macchine e i nostri macinadosatori. Dante, e allora per tutti coloro che
sebbene vi conoscano, sebbene abbiano tutti i vostri riferimenti, per tutti coloro che però desiderano scrivervi e magari darvi un suggerimento, dire ma si può avere questa funzione speciale e così via, insomma per tutti coloro che vogliono un contatto diretto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere e chissà poi inventare insieme a voi qualche funzione anche speciale che non ha alcun costruttore di macchine in tutto il mondo, fermo restando che potrebbe poi diventare ancora più importante la relazione commerciale tra voi e il cliente. Ogni appassionato di caffè ci scriva pure a info@lasalmarco.com. A tutti ve l'ha data una risposta in tempi rapidi e ovviamente se l'idea è interessante la svilupperemo assieme, anzi vi ringraziamo sin d'ora per segnalarci eventuali migliorie che doveste ritenere opportune. Ci rivedremo dunque a OS 2023 con effetti speciali? Ma senz'altro, la San Marco è l'azienda più antica e più moderna nello stesso tempo, perché ha sempre implementato nuovi sviluppi delle tecnologie, apportando di epoca in epoca, in questi 102 anni di storia, sempre la tecnologia più avanzata rispetto al tempo in cui si trova. Dante, grazie per la cortese collaborazione. Grazie a te Fabio e a presto.